Un trionfo. Trionfo, soddisfazione per tutti quanti, io spero, no? Ecco, è finita. Bene, bene. A chi è che diciamo grazie in questo momento? A tutti i giocatori, ma Osvaldo Baioli naturalmente. E a questo pubblico? Così, ai tifosi naturalmente. Penso che Verona insomma, sia una piccola Roma, hai capito? Perché c'ha la sua arena, come il Colosseo, c'ha il suo Tevere, l'Adige. È una città romanica, c'ha delle grandi tradizioni, grandi monumenti. Giulietta e Romeo, insomma, l'opera. Ormai è la settima stagione che sono qua, i primi anni eravamo in Serie A. Poi dopo la retrocessione, adesso sono diverse stagioni che siamo in B, cerchiamo di riportare la squadra in Serie A, ma specialmente quest'anno siamo partiti con diverse difficoltà, ma stiamo cercando di riprenderci e di concludere il campionato con la salvezza. Io sono tornato a gennaio, c'era un po' di pessimismo perché i risultati non venivano, c'è stato il cambio di allenatore. Poi adesso invece le cose stanno andando abbastanza bene, c'è entusiasmo, i risultati hanno portato una ventata di positività. Sicuramente venire in una squadra come il Verona, con il passato che ha dopo lo scudetto che ha vinto 10 anni fa, sicuramente è un'eredità abbastanza pesante. Qui comunque il ricordo di quei giocatori è ancora nitido, a partire da Fan, Elkir, Brighe, sono tutti giocatori e nomi che ogni tanto vengono fuori sui giornali. Ormai sono passati più di 20 anni, è bene che non si debbano scordare queste cose, però bisogna affrontare la realtà. Quindi adesso la squadra in Serie B si sta riprendendo, sta cercando di riprendersi e io mi auguro che possa mantenere la categoria quest'anno per poi nei prossimi anni cercare di fare qualcosa di più. Me lo auguro con tutto il cuore. Che il Verona deve rilanciarsi oltre a rimanere in B, penseremo anche di fare lo sbalzo per riportarlo in Serie A. Ma questo è il prossimo anno. Noi siamo sempre ottimisti, noi seguiamo la squadra sempre, stiamo dentro lo stadio anche quando c'è la nebbia che non si vede niente, noi gridiamo sempre, sosteniamo la squadra sempre dappertutto, anche se succede qualcosa di brutto. Siamo sempre disposti a sostenere la nostra squadra perché è la nostra squadra, è l'unica squadra che abbiamo. Una squadra di quartiere, perché Chievo è un quartiere di Verona, che qua lo chiamano El Cevo, capito? E questa squadretta, hai capito, tu piano piano così è arrivata a fare quello che ha fatto. Ma il Chievo è una realtà del campionato di Serie A, sono 5-6 anni che lotta a buoni livelli e per una società così piccola ma ben gestita dalla presidenza, dalla direzione, dagli allenatori. Del Neri poi ormai è, diciamo che è un'istituzione. È un rapporto, non è un rapporto cattivo come le altre città dove ci sono due squadre, perché la nostra è una squadra che c'è da tanti anni e questa è una squadra che è arrivata dopo e di conseguenza ha i suoi tifosi che sono tanti fuoriusciti dall'Hellas. I veronesi dovrebbero capire anche questo, perché io per primo tengo più all'Hellas che al Chievo, ma il Chievo è una realtà importantissima per la nostra città. Comunque nel cuore è sempre Verona. E non si può tradire, l'Hellas Verona non si può tradire. Io ho rinunciato a fare una trasmissione in Rai in Italia perché gli organizzatori volevano che io facessi a quelli del calcio il Chievo. Io ho detto non posso, si cambiano le donne, non le bandiere, ecco.
Io sono ritornato a Verona dopo che ero stato come calciatore, ero a Cesena, stavamo facendo un buon campionato, ma i dirigenti del Verona mi contattarono per una possibilità di venire a Verona a fare allenatore, e per me era ritornare nella città in cui avevo degli amici, in cui avevo parenti da parte di mia moglie, e poi era un sogno, perché per me tornare a Verona era... E così io mi accordai con i dirigenti del Verona, al di fuori se il Cesena poi poteva andare in Serie A e malgrado il Cesena andò in Serie A, io venni a Verona perché era la sistemazione di tutta la mia vita, insomma. Difatti io feci la casa qua a Verona e sono ancora qua. C'erano quattro persone che dirigevano la società: c'era il presidente Guidotti, c'era Di Lupo che aveva la parte tecnica, poi c'era Vicentini che era l'amministratore. Di Lupo era un dirigente competente calcisticamente ed era anche facile parlare con lui, perché lui recepiva e parlava molto chiaro, no? Mi ero abituato a Cesena avere una persona vicina che faceva la trade union fra società e allenatore, e lui mi fece il nome di Mascetti. Mascetti aveva fatto il corso allenatore, io non lo conoscevo, ma però l'avevo sentito parlare attraverso un dirigente del Cesena, e questo fece nascere il rapporto con Mascetti. Lui cominciò, venne in panchina con me, e era il trade union fra la società e l'allenatore, no? E questa è stata una figura molto importante. Nei tempi che hanno preceduto il mio ingresso nel Verona c'era qualcuno fra i soci che era evidentemente capace e aveva già messo delle basi abbastanza buone. In particolare Di Lupo era il personaggio a cui alludo, e questo ha fatto sì che nascesse un gruppo su cui c'era non da sperare proprio di arrivare, naturalmente non di arrivare allo scudetto, ma di arrivare a far bene, ma perlomeno di entrare in Serie A. Infatti lo stesso anno che io entrai, Verona era già formato bene e è arrivato facilmente in Serie A. Subito dopo la promozione in Serie A, pur avendo fatto un ottimo campionato di B, cambiamo parecchio. Ci furono diversi giocatori che entrarono al posto di altri. E questo era un po' un rischio, però si riteneva che alcuni giocatori erano più di categoria. E quindi riuscimmo ad avere dei giocatori di qualità nelle società grosse che non avevano spazio. Sapevo che c'era un interessamento se il Verona fosse salito in Serie A, quindi sapere di questo, di questa fiducia in quel momento, per me il più difficile della carriera, perché appunto essere andato alla Juve con grande entusiasmo e a 23 anni avere un po', non dico deluso, un po' le aspettative, è stato un periodo difficile per me a livello anche psicologico, perché a un certo punto avevo anche perso un po' di fiducia nelle mie qualità e in quello che sapevo fare. E non è stato facile lasciare la Juve in quegli anni e accettare una provinciale. Noi andammo a pescare Fanna, che era un giovane molto promettente, che a Torino era chiuso magari da Causio, pur facendo le partite, però non era il titolare fisso. Andiamo a pescare dei giovani alla Fiorentina, dove erano dei giovani dove erano chiusi da De Sisti, da Merlo, da Nazionale, insomma. A Firenze avevamo fatto molto bene, perché nell'82 eravamo arrivati secondi a un punto dalla Juve, e quindi avevamo fatto un grosso campionato, soltanto che la proprietà aveva deciso di provare qualcosa di più importante, comprando, investendo su giocatori già affermati e non su giovani come eravamo io, Di Gennaro, lo stesso Bruni. E la stessa cosa è successa anche per gli altri compagni del Verona, perché da quell'anno è arrivato Fanna, Marangon, Fontolà, tutta gente che veniva da grosse squadre, dalla Roma, dal Napoli, dall'Inter, probabilmente tutte società che avevano delle ambizioni e non credevano nei giovani. È chiaro che io ero un modesto calciatore, però mi rendevo conto che avere in fianco dei grossi campioni, una cosa e l'altra, per
un giocatore modesto, era una scuola molto importante, insomma, no? Però capivo anche che il giocatore modesto era una figura che poteva renderti di più se era in un contesto di persone modeste, no? Senza una prima figura, insomma. Bisognava valutare anche la persona, perché la persona doveva stare con un gruppo di persone che dovevano aiutarsi fra di loro, insomma, non essendoci il numero uno. Insomma. E noi, senza volerlo, qua a Verona centrammo questo obiettivo. Io credo che Bagnoli sia stato il personaggio giusto. Il personaggio giusto perché la sua capacità, soprattutto per conto mio, era quella di entrare in sintonia con i giocatori. Infatti i giocatori hanno ancora oggi, a distanza di più di 20 anni, un grande affetto per lui e un gran riconoscimento delle sue capacità. Io ho avuto difficoltà alla Juve perché io sono sempre stato un'ala d'attacco e Trapattoni mi diceva tante volte gioca un po' più da centrocampista. Invece Bagnoli ti sfruttava al massimo. Si andava d'accordo con uno sguardo, cioè lui mi diceva parti sulla destra, poi vai sulla sinistra. Io qui a Verona mi sono sentito veramente libero. Su Fanna il Verona ha investito, credo, la cifra più importante, oltre 1 miliardo delle vecchie lire, e ha fatto dei campionati straordinari. Piero era un ragazzo un po' timido, un po' introverso e forse nelle piazze importanti ci vuole anche magari un carattere diverso, però lui era un giocatore di qualità incredibile, lui calciava di destro e sinistro, non sapevi se era destro o sinistro. Ci siamo trovati con una squadra con grandi motivazioni, cioè iniziare questa avventura in Serie A con per noi tutti era una sfida, uno stimolo, un'incognita, però ho visto subito già in ritiro che poteva nascere un gruppo eccezionale perché eravamo tutti ragazzi, intanto ragazzi umili, intelligenti e con grande, grande voglia di fare. Dopo 2 anni importanti di A, il primo al quarto posto, poi arrivamo sesti, il secondo. Avevamo qualche necessità sotto l'aspetto fisico. Allora pensammo all'estero e andammo a vedere alcuni giocatori che potevano essere alla nostra portata e che potessero darci qualche cosa di più. Io andai a vedere diversi giocatori, insomma, giocatori molto bravi. Uno di quelli fu Mateus, no? Che poi ci sfuggì per un non nulla, insomma, no? E finché siamo andati su Elkier e Brigel. Brigel è stato eccezionale, cioè un panzer veramente con l'elmetto in testa, di quelli, un ragazzo serio, un ragazzo sempre puntuale all'allenamento, non si è mai lamentato di niente. E quindi è stata una sorpresa eccezionale, anche perché con lui ci sentiva protetti e qualsiasi cosa succedeva, anche fuori, magari se succedeva una mezza rissa, si diceva mancia bambini, no? Si diceva. Un giocatore di forza fisica incredibile, bravo nel gioco aereo, ma anche con una tecnica notevole, cioè un giocatore con un sinistro da centrocampista, non da difensore, e lo dimostrò in quell'anno, fece 9 gol e quindi fu veramente uno dei punti di forza di questa squadra. Quello che contraddistingueva Elke era proprio la fantasia e la voglia di divertirsi che aveva. Lui aveva dentro proprio questa voglia di divertimento, per lui il calcio era divertimento. Non gli interessava l'avversario, non gli interessava gli schemi, le cose, i movimenti. Lui voleva tu dare palla a me e io inventare. Non è facile come straniero entrare in una squadra, non si sa come sono i compagni, però penso che io e Brig sono entrato nella squadra, nella mentalità subito e siamo stati bene. E il Kier ha portato questo,
questi 50 metri devastanti di contropiede, di cambio di passo, di forza fisica. La prima cosa mi ha detto un po' matto, un po' mattacchione, perché fa quello di testa sua, prende la palla, dribbla tutti. E lì Bagnoli l'ha plasmato, l'ha migliorato, l'ha disciplinato e questo avete visto, abbiamo visto tutti cosa è riuscito a fare. Un puledro di razza, un grande. Noi, la società, l'allenatore, il direttore sportivo, abbiamo cercato di fare una squadra ed è nata in questa maniera qua. Poi dopo è chiaro, se uno dimostra di essere più bravo dell'altro e se c'è bisogno, uno si può conquistare il posto. Ed era per me era una chiarezza già nel dare una certa impronta alla squadra. Come io dovevo scoprire i giocatori scoprivano me. Perciò ecco, il mio comportamento lo giudicavano loro qual era. E da lì nasceva il rapporto, io penso. Le partite 6 punti, Bagnoli, questo Verona tutto sommato va benino, no? Visto, consideriamo sul suo metro di valutazione, probabilmente si salva, non va in B questo Verona? Ma direi che se andiamo avanti così ci salveremo un po' prima del tempo. Perché? Perché se andiamo avanti così facciamo i punti prima. Ora avendo fatto un quarto posto e un sesto posto per superstizione un po', insomma, noi parlavamo sempre di prima l'era salvarsi e poi dopo si poteva fare degli altri pensieri, però questa era l'abitudine delle squadre, diciamo, minori di allora, insomma. Siamo partiti in questo campionato, l'anno che poi ci ha portato allo scudetto, fortificati sicuramente dei 2 anni prima, dove tutte le squadre che passavano qui a Verona, Juve, Inter, Milan compresi, per portare via un risultato dovevano guadagnarsela la pagnotta, però mai più si pensava di vincere uno scudetto, era da, voglio dire, non era nelle nostre idee, nei nostri programmi, ci mancherebbe. Mi ricordo appunto della prima partita di Maradona in Italia, fu al Bentegodi, lo marcava Briegel. Noi lo conoscevamo tutti come terzino sinistro, perché nella Germania giocava terzino sinistro. E Osvaldo, il mister, l'ha fatto giocare in mezzo al campo e pronti via, gli ha detto: te la senti di marcare Maradona? Lui, figurati, non aveva nessun tipo di problemi. Era più alto di quasi mezzo metro e in effetti sì, insomma, no, non fece molto. E fu come un accenno, non è che noi ci aspettassimo granché. Siamo partiti con questo risultato, la prima di campionato, con Maradona esordiente nel campionato italiano e abbiamo vinto con una prova convincente. Come si è sentito a questo debutto? Sin problema. Senza problemi? No. Prossima domenica la rivincita? Sì, todo domingo hay una revancha. Auguri. Eccolo qua Di Gennaro, il terzo gol, il gol conferma del Verona. Ecco, si temeva questo Napoli, soprattutto era stato preceduto da grandi strombazzate giornalistiche. Ma era sulla carta era una partita come un'altra, però un po' particolare perché c'era tutto questo effetto di questo asso che era venuto così, che poteva dare un'impronta in più alla squadra. Ha fatto dei grandi numeri, però il Verona oggi ha dimostrato di essere una grossa squadra, ha giocato con il cervello e questo è molto importante per il campionato. La gioia per una vittoria, giocando bene contro una squadra importante, e questo era un buon inizio, cioè anche poter avere la consapevolezza di poter far bene anche in questo campionato, forse meglio del campionato precedente. Perché quando dicono sì, però la Juve era così, però era la Juve di Platini, di Boniek, di Paolo Rossi.
La Roma, sì, era Falcao, Graziani, Pruzzo, cioè l'Inter di Rummenigge e di Altobelli, insomma, eravamo in mezzo a squadre molto più, sulla carta, molto più forti di noi. Diciamo che la nostra marcia è stata abbastanza regolare, il girone d'andata è stato abbastanza regolare. Ricordo che già dopo due partite ci dicevano, ecco, hanno fatto le prime due, adesso perdono, invece sono andato ad Ascoli a vincere 3-1, mi sembra, una roba del genere. Quindi un cammino abbastanza tranquillo, non ci sono stati degli intoppi particolari. Ma per tradizione la Juventus a Verona ha sempre avuto qualche difficoltà, anche nel periodo in cui giocavo io. Beh, quella è stata una partita straordinaria, stavamo giocando veramente bene e ci fu anche il gol di Eltier che partì da metà campo. Era la prima volta che giocava contro Juventus, questa grande società, allora come sembra lo stadio è pieno e sono andato a sinistra, ho preso la palla, ho triplato e qualcuno mi prende dietro e la scarpa. È Pioli quello che ha giocato poi con te. Pioli, no. poi ho perso la scarpa, però era davanti alla porta, solo. Allora ho pensato, sai, velocemente, cosa si fa? Si tira, per forza, perché sei solo. E poi ho avuto fortuna di trovare un posto al mio piede giusto. E è andato dentro, era terribile, era fantastico. E questa viene un po' ricordata da tutti i tifosi, perché proprio sotto la curva dei tifosi veronesi successe questo gol straordinario e quindi poi rimase nella storia. Fu un gol che ebbe qualcosa di epico, lì ci voleva Gianni Brera per descriverlo, insomma. E infatti era l'anno così, insomma, si vedeva che c'era una luce straordinaria, perché un gol così con un calzino dove aveva fatto penso 50 metri di scatto, fu qualcosa di incredibile. Eichel ci ha dato delle soddisfazioni penso enormi. Fu un giocatore veramente anche lui determinante per noi, perché era, oltre che essere un giocatore molto veloce, bravo tecnicamente, faceva giocare bene alla squadra, ma aveva questa velocità che i difensori avversari difficilmente lasciavano uomo contro uomo, no? Dovevano sempre stare in due vicino a lui, perché questo, soprattutto quando c'erano spazi, era devastante. Insomma. Andammo ad Avellino e Avellino perdemmo la prima partita del campionato, la fine del girone d'andata, però Avellino avevamo una tradizione negativa, perdemmo anche negli anni precedenti qualche volta. A dire la verità, pensavamo di far bene, ma non certamente di poter vincere. Noi partimmo in testa e arrivammo in testa. Però c'era stati dei momenti in cui qualche brutto pensiero ci veniva. Qualche decisione non condivisa da noi, da parte di qualche arbitraggio, ma anche la stessa stampa, molto spesso nei confronti diretti con altre squadre che erano vicine, parlavano di sorpasso, parlavano di fine del sogno, e questo non faceva altro che caricare il gruppo. Io ho sempre sostenuto le brigate giallo-blu perché è il vero tifo, e loro vanno allo stadio ma si scatenano, però la curva del Verona è sempre stata quella che maggiormente ha entusiasmato. Abbiamo vinto nonostante che si parli a Verona di un po' di violenza, che poi è come tutti gli stadi, abbiamo vinto la Coppa Disciplina per il miglior pubblico dell'84-85, ma sai, in testa alla classifica è facile essere i migliori.
A caso non trovavi venendo qui Domenghini alla cassa, Lupi che faceva il caffè, Zigoni poi che è mitico, è un mito, e lui, io ho inventato per lui un aperitivo, ho inventato il tafferuglio a base di champagne, perché allora si usava spesso, i giocatori di un certo livello prendevano sempre una coppa di champagne. Ti sto parlando dei Briegel, Elkier, e io per loro creavo questi aperitivi che poi facevano successo tramite la stampa. Cin cin, al vostro lavoro e al Verona Hellas. Personalmente credo che la partita importante dove abbiamo capito di aver in mano qualcosa era, per me è stata la partita a Firenze, quando abbiamo vinto 3-1 con la Fiorentina fuori casa, perché ci davano già per arrivati. L'Inter avrebbe dovuto sorpassarci, il Torino era lì, e invece con la vittoria di Firenze abbiamo continuato la nostra strada, e lì io credo che quella è stata la partita per me fondamentale. Noi cominciamo a fare dei pensieri, dei grossi pensieri, diciamo dopo nel girone di ritorno, insomma, alle prime partite del girone di ritorno, negli spogliatoi cominciavamo a parlare sottovoce fra di noi, dire l'anno che possiamo fare grossi risultati, però diciamolo qua negli spogliatoi senza dirlo in giro, insomma. E le devo adesso anche dire una cosa, all'ultimo dell'anno i giocatori fecero una festa fra di loro, andarono su a Cavalese, dove era il posto del ritiro, e all'ultimo dell'anno loro fecero una festa con le mogli e solo il gruppo dei giocatori, e lì fecero il brindisi augurandosi proprio di già pensavano al grosso traguardo, insomma, ecco. Beh sì, quella è stata, io venivo, fra l'altro io le prime 6 o 7 partite non le avevo giocate perché venivo da un intervento al ginocchio importante, e quindi ero un po' preoccupato. Avevo ricominciato a giocare, mi sentivo bene, però avevo bisogno di qualcosa che mi confermasse la buona salute. E quella partita con l'Ascoli è stata per me importantissima, perché a un certo punto rubai palla a Dirceu al limite d'aria, sono entrato in aria da solo e ho fatto questo gol, e lì mi si è liberato dentro qualcosa di importante, perché lì ho capito che ero tornato, perché contrasto vinto, progressione e gol, quindi vuol dire che stavo bene. Ma in verità noi in quel campionato lì forse quello che ci diede il vantaggio sulle altre squadre è che noi le cosiddette piccole squadre le battemmo tutte. Udine fu un risultato molto importante, che siamo passati dall'esaltazione a un momento di penso di abbattimento, però non c'è stato tempo di soffrire questo abbattimento, perché noi eravamo andati in vantaggio 3-0, ci avevano annullato il gol del 4-0 che era valido, e poi l'Udinese ci rimontò sul 3-3. Quella partita secondo me è proprio l'emblema della mentalità che aveva questa squadra. Una mentalità di gente che ha voglia di divertirsi, ha voglia di dimostrare che eravamo sì dei giovani, ma non degli scarti, eravamo giovani nei quali le società non avevano creduto. E abbiamo continuato a giocare, cioè eravamo in grado, e questa era una grossa forza, eravamo in grado di decidere quando cominciare a giocare. Questo è una prova di maturità, ma di forza anche, perché sul 3-3 ci siamo guardati in faccia, dice ragazzi ci sta scappando di mano qualcosa. E abbiamo fatto subito altri 2 gol, quindi vuol dire che la squadra era in grado, era consapevole di quanto forte era. Lì forse ha dimostrato il Verona che davvero un carattere per poter portare a termine una partita difficile.
fino a metà campionato l'Inter era con noi a pari, era vicino a un punto. Poi c'è stato lo scontro diretto qui al Bentegodi e Altobelli ha fatto il gol dell'1-0 al primo tempo. Non avevamo giocato bene quella partita, però ricordo una cosa che Bagnoli disse negli spogliatoi, perché perdevamo 1-0. Bagnoli negli spogliatoi, io quella partita non la giocavo, però ero negli spogliatoi a sentire, dissi in dialetto milanese, che a me non riesce, essendo calabrese non riesce bene. Ragazzi, questa è una squadra che ha sempre subito un gol l'Inter, no? Se noi non subiamo il secondo gol, probabilmente rimonteremo la partita. Osvaldo in queste cose era grande, cioè lui ci dava questa serenità, questa tranquillità, non era mai fuori dalle righe, le partite le vedeva, cioè le preparava bene, ma in campo le sapeva leggere, come si dice ora. In verità noi andammo in campo e dopo 2 o 3 minuti facciamo subito il gol del pareggio e da lì la partita dopo rimase chiusa sull'1-1. Da lì in poi abbiamo incominciato, non dico a credere, però non si parlava mai, anche per, sai, nello sport, per scaramanzia. È chiaro che quando arriva l'Inter di allora, o la andare a Torino a giocare contro la Juve, è chiaro che c'è sempre questo pericolo, insomma, erano due squadre importanti, due squadre con giocatori importanti. E se nella partita con l'Inter pareggiamo meritatamente, anzi potevamo poi anche verso la fine ottenere un risultato migliore, a Torino con la Juve fu una partita di grande sofferenza. Andarono in vantaggio, poi pareggiò Di Gennaro con una botta da 30 metri nel 7. Come in tutte le cose, ci stanno anche i momenti fortunosi nella tua parte, insomma, ecco, perché pareggiare subito dopo 2 o 3 minuti non è tanto facile, insomma, ci vuole un po' di buona sorte, insomma, ma ci vuole anche quella per vincere. A 5 domeniche dalla fine noi incontrammo il Torino qui a Verona e perdemmo la seconda partita dell'anno in casa, la prima in casa. Li prendeva, li ha presi il Torino, oggi che era una partita destinata a favore del Torino contro di noi, i pali li abbiamo presi noi e il rigore l'abbiamo sbagliato noi, perciò direi di essere contento, perché nei momenti decisivi abbiamo avuto la fortuna, l'abbiamo avuto la sfortuna in un momento dove possiamo anche sbagliare qualche colpo. Mancavano poche partite alla fine, però insomma, quando la seconda in classifica si avvicina, è chiaro che c'era qualche apprensione, perché sembrava che il traguardo fosse lì a pochi passi, mentre invece dopo la partita col Torino sembrava un pochino più lontano. La Lazio è venuta a Verona, che era già quasi spacciata, e abbiamo rischiato due volte, che Torrisi si è trovato da solo davanti a Garella, che meno male non ha segnato. E a un quarto d'ora dalla fine c'è stata questa rimessa laterale, questa mischia in aria, io ho preso palla, ho puntato verso la porta, ho calciato in mezzo a questa marea di uomini di gambe, fortunatamente la palla ha avuto un rimpallo e è entrata in porta e lì è stata questa grande liberazione.
Dopo penso che fece i 60 metri più veloci della sua storia calcistica, perché si mise a correre per il campo con una velocità e tutti a dietro correre i giocatori e facevano fatica a prenderlo. Vincendo quella partita, mi sembra dopo avevamo il Como in casa, poi si andava a Bergamo e poi l'ultima all'Avellino. Ecco, quella è stata veramente la... Sai, quando arrivi un centometrista, arriva al filo e tocca il filo. Ecco, noi abbiamo toccato il filo in quella partita. Atalanta-Verona, penultima partita di campionato, e ci bastava un punto per essere campioni d'Italia. E ricordo la partecipazione da parte di tutti i tifosi veronesi. Qui c'era una colonna interminabile da Verona a Bergamo, autostrada intasata, quindi siamo arrivati al campo che... più di metà dello stadio era veronese. Prima grande tensione perché sapevamo che ormai c'eravamo, era per noi lo scudetto, anche se avevamo l'Avellino in casa l'ultima partita, ma non volevamo arrivare a dover soffrire l'ultima partita, a doverla vincere per forza, quindi grande tensione. L'Atalanta è andata in vantaggio e noi sapevamo che ormai avevamo tutto il popolo gialloblu, tutti i nostri tifosi, tutta la città e la provincia, chi ci ha seguito, in pratica è arrivato a Bergamo con ogni mezzo e quindi non potevamo deludere le aspettative. Nonostante l'Atalanta fosse andata in vantaggio 1-0, ci accorgevamo che eravamo tranquilli, eravamo sereni in campo, non c'era più le tensioni, avevamo una curva bellissima che ci applaudiva con tante bandiere e infatti abbiamo il gol, l'abbiamo fatto. Bergamo c'è stata il punto che ci dava la sicurezza di raggiungere questo traguardo, insomma, no? Però era una cosa che ormai l'avevamo vissuta durante la settimana, insomma, e forse anche nelle ultime settimane che ormai il traguardo era difficile perderlo, insomma, perciò dentro di noi penso che l'avevamo già goduta questa vittoria. Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia? Ma forse perché... Ecco che arrivano i due ragazzi, guarda! E ricordo appunto Bagnoli, che lanciato per aria, lui che era una persona così timida, impacciata, vederlo così, anche lì, anche un po' imbarazzato, insomma, da questi festeggiamenti. Fontolan, che impressione le fa essere campione d'Italia? Guarda, è una gioia incredibile, lasciatemi gioire, è una cosa stupenda. Oggi ve l'aspettavate un'Atalanta così grintosa? Ma ce l'aspettavamo, dopo abbiamo reagito, abbiamo trovato un gol, poi stava bene a tutti. È un momento certamente emozionante per un uomo che ha vissuto tanti anni nello sport. Si attendeva
un campionato così positivo da parte del Verona? Certo, fino al titolo no, però abbiamo sempre creduto di essere dei grandi amici, dei grandi compagni, e questo è tutto il coronamento, guidati da un allenatore eccezionale. È più difficile segnare o imparare l'italiano? No, tutte e due è difficile. Perché colore ha lo scudetto? Così appena il fischio finale. È stata un'annata strepitosa, perciò il colore più bello che c'è in questo momento, il giallo-blu. Eccolo qua, guarda. La cosa è veramente più incredibile fu il ritorno con i pullman, e quando passammo i cavalcavia di Desenzano, che cominciamo a vedere da Peschiera, entrando nella provincia di Verona, cominciamo a vedere la gente su tutti i ponti delle autostrade con le bandiere. Fu uno scenario come penso che si possa paragonare il ritorno da una sorta di battaglia vittoriosa. Fu qualcosa che mi è rimasto negli occhi, che insomma, noi siamo stati fortunati a vivere e ci sentiamo un po' miracolati, perché credo che sarà difficile in futuro che accada ancora qualcosa del genere. Il giorno più bello e più brutto della mia vita è il giorno dello scudetto, perché siamo andati in giro fino a notte con le moto, e dopo a fine serata, chiaramente allegri, ubriachi, giù di lì, ho distrutto la moto. Però mi ricordo, è un anno che è una meraviglia, lo rifarei anche con l'incidente, uguale uguale. Io lo conoscevo come allenatore, ancora giocavo e lui allenava il Como, e ricordo che poi mi disse, la prima volta che ci incontrammo, disse: io mi ricordo di te come giocatore perché gli feci due gol contro il Como. Subito nacque un rapporto stupendo, perché discutendo di calcio, parlando di giocatori, vedevamo un po' il calcio nella stessa maniera. Cioè, poi imparai a conoscere l'uomo, e effettivamente è una persona con grandi valori. Trovammo subito un'amicizia che continua e continuerà. Su Mascetti il momento che voglio raccontare è quello invece che non ci siamo trovati d'accordo, no? Cioè, una volta che su un giocatore il nostro giudizio invece è stato, lui aveva un giudizio, io un altro giudizio su un giocatore, allora che ci siamo guardati in faccia, oi, c'è qualcosa che non quadra qua, perché è la prima volta che ci trovavamo con un giudizio diverso su un giocatore, insomma. Per me è stato un secondo padre, perché è stato il papà del calcio, perché l'ho trovato in un momento molto difficile della mia vita, della mia carriera, e questa persona aveva delle qualità, è nato per allenare. Bagnoli era sicuramente un uomo leale, era un uomo che ti diceva in faccia e accettava, soprattutto la caratteristica buona che aveva era quella che accettava anche le critiche. Io il primo anno che arrivai a Verona ebbi subito delle discussioni per il modo di giocare in campo mio qua e là, però era uno che gli parlava in faccia tutto quanto, e il giorno dopo era tutto come prima, non è che portasse rancore, quindi era una persona con la quale il dialogo era sempre aperto, il confronto era aperto. Un uomo straordinario, ecco, così. Io una volta ho detto una frase, perché alla fine, quando le cose cominciavano ad andare male, bisogna cambiare l'allenatore. E io ho detto una frase che, ma scherziamo, Bagnoli è come Garibaldi, chi è che lo butta giù dal cavallo? Bagnoli è stato, e è ancora per i veronesi, proprio il simbolo del massimo che possiamo avere. Avevamo un libero che era Trisella, che appena conquistavamo palla era già il primo attaccante, era il primo già ad essere in fase offensiva. Con tre passaggi riuscivamo ad arrivare in porta grazie appunto alla velocità di Fanna, di Elke e alla rapidità di Calderisi. Io una delle cose che trasmettevo ai miei giocatori era quello che l'essenza del calcio, gli dicevo, è un passaggio e far gol. Quello sarebbe il massimo di poter fare. E quel Verona lì era capace di farlo. Cioè arrivava con
minor passaggi arrivava alla conclusione. Insomma. E questo sembra facile, ma non è tanto facile farlo, metterlo in pratica. E il Verona era capace di farlo. Quando appunto ci fu il miracolo del Verona, io, da gran paraculo, perché questa è la parola esatta, volli cavalcare, come io stavo a Roma allora, perché era il periodo proprio mio degli anni Ottanta, dove facevo 3-4 film l'anno, per cui volli così cavalcare anch'io il successo del Verona. E mi ricordo che, perché tutti appunto mi venivano a intervistare, allora io dicevo sì, io grande tifoso, e allora mi presentai a una delle partite, delle ultime partite di campionato, dove però all'ingresso fui subito inquadrato dalle brigate giallo-blu, che mi dissero: ehi Tica, là, com'è là in Veneto, in veronese? Dice: non ti sei mai venuto a stadio? Dice: non sei mai venuto allo stadio? Gli ho detto: guarda, fa che se oggi perde, mi ha detto, ti facciamo un culo così. Ma no, quindi tu immagini, io ero con i miei nipotini, che invece loro sapevano tutti, quindi cercavo io durante la partita di ragguagliare. Proprio me la sono fatta addosso, perché abbiamo vinto una partita molto, molto, molto vissuta, con quelli là che mi guardavano, che ogni tanto mi facevano da lontano, perché io ero nelle tribune, da quelli, hai capito? Mi facevano Beh, alla fine, insomma, il Verona vinse, quindi dico, ecco, madonna, dico, vado a casa vivo. Però andai a casa vivo, però con un milione in meno, che insomma un milione di allora era sempre un milioncino, perché dico, vabbè, fa, ha vinto, però ci devi dare un milione per i festeggiamenti dello scudetto, perché con quella partita, diciamo che lo scudetto sarebbe stato quasi matematico, insomma. E quindi dovetti sganciare un bel assegno da un milione, con grande piacere. C'è stato un entusiasmo così grande che abbiamo pensato di portare in campo anche un po' di folklore, insomma, così abbiamo... È stato bello, insomma, abbiamo avuto la partecipazione di molte persone, ci hanno aiutato in tanti a fare uno spettacolo, è stato bello. L'anno dello scudetto è stato tutto un anno particolare ed è stato tutto un anno di feste, con entusiasmo, orchestre e tutto quello che può essere di una città, di provincia che vince uno scudetto. Qualsiasi persona veronese, oppure non de veronese, ma che era in città, in quel periodo lì si ricorderà quello che viveva la città. Lei passava in qualsiasi via, vedeva bandiere giallo-blu, tutti che parlavano, ma anche la vecchietta di 85 anni, dico tanto per dire, no? Parlava di calcio anche lei, parlava del Verona, insomma. L'arrivo a Verona, i tuffi nella vasca che c'è in Piazza Bra, insomma, sono cose che rimangono impresse nella mente. Gente, il sindaco nella fontana della Piazza Bra, macchine piene d'acqua, gente che si divertiva dappertutto, bandiere, donne, uomini, tutti quanti con la bandiera giallo-blu. Una favola, una cosa veramente che ci rimarrà dentro per sempre. Forse è la cosa che ci fa andare avanti adesso nei momenti difficili dell'Hellas Verona, forse, non lo so, perché la fede è fede, però questi ricordi secondo me è la cosa che rimarranno tutta la vita. Per noi gruppo, arrivando a Verona e vincere uno scudetto, cioè, è una cosa impensabile. Quindi io ho vinto gli scudetti con la Juve, li ho vinti dopo anche a Milano, però quello del Verona è stato un capolavoro costruito da Bagnoli e dalla società. La festa finale è una cosa indimenticabile, cioè dicono che non si può vivere di ricordi, però almeno noi li abbiamo.
stato bello dopo qualche tempo ritrovarci tutti a tavola insieme e guardarci in faccia e dire abbiamo vinto uno scudetto, insomma, anche noi abbiamo vinto uno scudetto. Posso dirlo, a distanza di anni, per me è stata una rivincita su tante persone, su me stesso, su chi aveva scommesso in me. È stata come toccare il cielo con un dito. È stato un periodo molto buono per la società, per la squadra. E quello, oltre ad altri risultati, due volte finale di Coppa Italia in quegli anni, però quella è stata la ciliegina sulla torta. Una cosa che non, nessuno poteva sperare di ottenere. Quella rimarrà per sempre un esempio di una squadra che magari non parte con grandi obiettivi, ma che riesce a raggiungere un risultato eccezionale. Sentivamo comunque che compivamo come una sorta di piccolo miracolo che avrebbe in qualche modo, insomma, pulito un po' il sangue, insomma, a quel calcio in cui a volte sembrava che tutto fosse già preordinato, no? Fu un anno che dette una grande fiducia, insomma, al calcio, una grandi speranze, anche ad altre squadre, insomma. Devo dire che ancora adesso, dopo tanti anni, ogni volta che mi capita di andare in un negozio, eccetera, a trovare qualche persona, tutti mi dicono, Verona, di allora non torna più. Sono cambiati i tempi, è difficile. Non dico che sia impossibile, le cose succedono dappertutto. Penso che sia però molto difficile. Che ormai il mondo è cambiato, quello del calcio, e ci saranno i grandi club. Tu vedi che si contendono scudetti che magari uno non ha vinto. Ormai la legge del calcio è questa. Tu stai al tuo posto e buonasera. Sarà difficile che ancora Verona, Cagliari, uno o l'altro riescano ancora a ripetersi nel vincere scudetti. Penso che sia normale che ci siano i momenti belli e i momenti brutti, no? Adesso stiamo attraversando i momenti brutti, diciamo, o non belli, però bisogna avere sempre la fiducia che un domani si possa ancora avere un ciclo favorevole. Insomma, io non sono convinto di dire che adesso ci sono solo le grosse squadre, nulla toglie che un domani noi troviamo anche noi un presidente che abbia qualche soldino, perché adesso l'importante è il calcio, è in mano i soldi, e anche il Verona potrebbe fare i risultati che ha già fatto, insomma. Questo, se la guardiamo in senso più lato, vuol dire solo una cosa, che comunque in Italia comandano e gestiscono dalle grandi città, da Roma, dalla capitale, da Milano, ma il lavoro, l'entusiasmo, le idee vengono sempre dalla provincia. E questo, diciamo, che è il significato più ampio anche di questi miracoli del calcio. C'è del giallo e del blu dentro il nostro cuore. Verona ha i colori giallo-blu e quindi ho cercato di tutto quello che di giallo e di blu c'era a Verona e provincia, quindi abbiamo questo bellissimo fiume azzurro che è l'Adige, che passa la città, che è ancora azzurro, insomma, da noi. C'è il lago, c'era la luna, insomma, c'era questo spago, insomma, con cui si possono legare i nostri cuori, perché poi sono un po' cuori scombussolanti, insomma, noi siamo il tifo di provincia, insomma, è pieno di cicatrici, insomma, e di ingiustizie. Io sto a Milano per 20 anni, e quando dicevo ai miei amici interisti o milanisti, dicevo, dovete vedere le ingiustizie che abbiamo subito noi in questi anni, se voi vi arrabbiate tanto per così poco, noi che veniamo da anni, insomma, di ingiustizie, e quindi è una canzone che riflette un po' l'emotività, poi il ritornello dice vinceremo di più di ogni nostra vittoria perché vinceremo di più di ogni nostro dolore, no? Perché il giallo e il blu sono dentro il nostro cuore. Per sempre giallo-blu.